benissimo adesso. Già, me ne sono accorto. Prendi la ruota. Sì. Ecco, amico. Ecco qui la ruota. Sei un idiota, mettila dietro. Dietro, avanti, metti in moto, presto. Va bene, farò come vuoi. Ho messo in moto. Spegni, metti in moto, spegni, vorrei che vi decideste. Forse abbiamo poca benzina. Guarda la spia. La lancetta è a metà strada. Non capisco se è mezzo vuoto o mezzo pieno. Che idiota, vieni fuori di lì. Andiamo, sbrigati. Tu non capisci niente di macchine. Che intendi dire? Io so tutto sulle macchine. Questa la conosco. So se il carburatore non carbura, se il differenziale è differente, se il distributore non distribuisce e se la manovella non manovella. Questa macchina non correrà. Che cosa ne dici? Che sei un idiota completo. Ma come ti permetti? Prendi gli attrezzi. Sì, prendo gli attrezzi. Aggiusta il carburatore. Carburatore. Metti in moto. Certo. Pulisci le candele. Prendi quei ferri. Sì. Ora ci penso io, sistemerò tutto in un minuto. In fondo non siamo meccanici. Spostati subito. Aspettate un momento. Noi non siamo geni della meccanica. Diamo un'occhiata al nostro ultimo fiasco meccanico. Guardiamolo. Signore e signori, oggi vedrete moltissimi dei vostri vecchi beniamini. Alcuni dei corridori sono venuti da lontano, perfino da Los Angeles, per prendere parte a questa gara annuale. Sbrigatevi, teste di legno, la gara sta per cominciare. Non capisco perché stiamo spingendo. Per risparmiare benzina. Presto, signori, alle vostre carrozze senza cavalli, la gara sta per cominciare. Ai vostri posti, per favore. Ora ecco i nomi dei conducenti. Nell'auto numero 1, Eddie Ruhlbacher. Nell'auto numero 2, Don Dudi, lo sleale, il campione dello scorso anno. Saluta la folla sleale. Ah, oh, voglio dire sleale, saluta la folla. Ah, il vecchio sleale non sembra essere molto gradito, ma vincerà di nuovo questa gara, come ogni anno. Oh, pronti per la partenza? Attenzione! Ma chi ha spento le luci? Deve essere una nuova moda, si corre al buio. Per difendere il mio buon nome devo ricorrere a qualsiasi mezzo. In genere si corre in avanti. Ma dipende solo dal conducente. Sì, ragazzo mio, questa è un'occasione del tutto particolare. Parlare della potenza dei cavalli, ma questo è troppo. Ora Eddie Ruhlbacher in testa, seguito a ruota la begonia lo sciocco. Ehi, aspettate un momento, c'è il vecchio Don Dudi, lo sleale, va in testa al gruppo. Ora si sta allontanando. Aspettate, signore e signori, ecco che arrivano i trasfuges. Non riesco a crederci. Così stanno cercando di raggiungere il vecchio Don lo sleale. Attenzione, il ponte è sollevato! Anche noi! È bello qua su a quest'ora del giorno! Già, non c'è traffico! Chi arriva ultimo paga la bere! Cosa ne dite? Siamo di nuovo in testa! Togliela la rovina! Dovremmo lasciarlo passare. Abbiamo perso il controllo. Purtroppo non ci sono più i freni. Freno! Freno! Finalmente abbiamo il trofeo! Non hai mai avuto aspetto migliore, testa di legno! Ormai siamo campioni, il nostro compito è finito! Non illuderti, correremo di sicuro il prossimo mercoledì! Datevi da fare, teste di legno! So cosa c'è che non va! Cosa c'è? Sai cosa fa correre questa macchina? Eh? È l'asse!
Ah, non la cinghia di gomma. Sì, è la cinghia di gomma. E troveremo qualcosa che abbia dentro un elastico. Dove troveremo qualcosa che... No, Amici, aspettate!